A me non lo vedo. Allora, salve. Buongiorno, dalla rubrica Il Censorino Teatino, siamo qui davanti alla sede del Policlinico di Chieti, di Colle dell'Ara, per parlare con la signora Monica Toracchio, che vuole segnalarci un caso di un disservizio che ha subito qui presso il pronto soccorso di Chieti. Buongiorno Monica, segnalaci questo fatto che ci avevi detto che è avvenuto martedì scorso. Sì, il disservizio al pronto soccorso con infermieri carenti, cioè con mia mamma con dolori lancinanti allo stomaco, infermieri che messi il buscopan e tutto, cioè però non, nessun medico e nessun infermiere c'era lì vicino. Lei da un codice giallo era quasi un codice arancione, perché più mettevano il calmante più il dolore aumentava. Quindi cosa è successo? Nonostante aumentava il dolore, non l'hanno fatto entrare? Hanno ritardato l'entrata per carenza di personale? Cosa è successo? Sì, un po' carenza di personale, poi il cambio del turno, quindi persone che nessuno ti guarda più in faccia, e lei che strillava. Ho capito. E che motivazione hanno adotto? Il fatto del cambio del turno, che non c'era il medico, hanno adotto? Che c'era un codice rosso, posso capire che c'era sicuramente un codice rosso, però dovevamo aspettare. Insomma, c'è stato un errore di valutazione anche. Sì, anche. Quindi. Va bene, noi speriamo. Che vuoi chiedere? Che venga fatta più attenzione? Cosa sì, vorresti chiedere? Più attenzione, perché ci sono persone che vanno lì che stanno male, quindi un po' di umanità, perché se non c'è un medico, non c'è un infermiere, almeno una persona rimane dentro insieme al paziente, alla persona, almeno finché non arriva il medico per valutare la situazione, poi uno può anche uscire come... Comunque dobbiamo dire che questi sono casi isolati, solitamente gli ospedali hanno personale molto professionale, molto umano, che si comporta molto bene. Ringraziamo Monica che ci ha fatto questa, ci ha dato questa segnalazione. Dalla rubrica Il Censorino Teatino è tutto.